Anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, proprio nella sera del primo anniversario della vittoria al ballottaggio, ha voluto assistere alle prove in Piazza Grande e ci ha raccontato la sua volontà di far crescere la manifestazione anche durante l'anno con alcune iniziative collaterali. Credo che dovremmo pensare a delle manifestazioni collaterali comunque legate al Saracino. Noi dobbiamo parlare con i quartieri, con gli sbandieratori, con i musici, perché il Saracino ha molte componenti, tutte ugualmente degne di essere messe al centro dell'attenzione. Però devo dire che dovunque lo presentiamo, il Saracino riscuote un grande successo, veramente. Chi lo vede se ne innamora e dice non lo conoscevo, questa è la dove bisogna lavorare. È vero, non vi dico la televisione perché è vostro concorrente, ma siamo andati a fare un'intervista a Roma e ci hanno, che avevamo già fatto l'anno scorso, tipo 2000. E ci hanno detto ce ne fossero di manifestazioni come queste. Noi abbiamo avuto richieste di persone che volevano sapere dove si svolgeva, perché è stata bella e ha lasciato un segno. La direzione indubbiamente è quella di fare maggiormente pubblicità, di veicolare la nostra immagine sui media nazionali e internazionali, cosa che fino adesso è avvenuta in maniera molto limitata. Quindi prima di tutto l'immagine. In secondo luogo aumentare le manifestazioni nel senso di incrementare l'attesa. Dare un significato a quello che facciamo. Io ho sempre detto che tra i pilastri della nostra cultura, della nostra storia, c'è indubbiamente il Saracino. Quindi il Saracino, dovunque riusciamo a portarlo, vediamo che presenta dei successi incredibili.